Si chiude un anno, il 2010, un anno importante, un anno che ci ha visto protagonisti negli ultimi 7-8 mesi, eh, come uomini impegnati a governare questo nostro territorio, questa terra che amiamo profondamente, questa terra che ha bisogno di una classe dirigente forte, capace, autorevole, in grado di lanciare una stagione fatta di grandi novità, di grandi eh, capacità, eh, di sviluppare finalmente... Un qualcosa di diverso e di nuovo. Un anno che si chiude anche con un impegno forte su temi straordinari, su temi importanti, su temi delicati. Basta considerare quello che è il ruolo importante che oggi eh, questa classe dirigente sta cercando di mettere in campo per quanto riguarda la sanità, un ruolo importantissimo. Eh, un, un contesto molto delicato dove si intrecciano affarismi, dove si intrecciano lobby, dove si intrecciano interessi dell'andrangheta, purtroppo a volte anche della politica di una parte di questa politica e dove mettere mano sicuramente non è stato facile, non sarà facile anche per il proseguo. Però c'è tanta determinazione, tanto entusiasmo, tanta voglia di incidere laddove abbiamo cambiato ad oggi nonostante tutto, nonostante anche alcuni fermenti, strumentalizzazioni. E sciacallaggi, tutta una serie di valutazioni secondo me sbagliate che vengono messe in campo anche dalla politica, c'è il frutto di un, di un lavoro certosino, attento, che nasce da un bisogno, da un'esigenza primaria, dare finalmente una risposta utile e seria ai bisogni di salute che c'è sul territorio, che quindi riguarda il cittadino, perché il cittadino è il nostro vero grande obiettivo, l'attenzione rivolta alla tutela e alla salvaguardia della salute del cittadino calabrese, non alla tutela e alla salvaguardia di interessi di pochi, che fino ad oggi hanno pesato gravemente su quello che è diciamo, eh, lo sviluppo e quindi la capacità di agire di questa nostra regione. Dalla sanità abbiamo trattato con grande attenzione, ricevendo complimenti anche importanti, il tema dell'assetto idrogeologico, la capacità non di distribuzione di risorse a pioggia, tanto per dare risposte agli amici, ai comuni e ai sindaci più o meno vicini, ma la capacità invece di immaginare interventi strutturali e non, la capacità di pianificare interventi mirati, mettendo in campo risorse ingenti, importanti, con strumenti che ci vengono offerti anche dal governo nazionale, che è venuto incontro alle esigenze di questo nostro territorio, dando risorse aggiuntive rispetto a quelle previste. E da qui incominciare a pianificare seriamente, insieme con gli amministratori locali, opere, interventi di riqualificazione, interventi strutturali tesi a ridurre il rischio idrogeologico del nostro territorio. Guardando anche al tema dell'occupazione, che è un tema per noi molto caro, l'attenzione alta, elevata, attenta, forte verso il mondo giovanile. 4.000 posti di lavoro attraverso un bando importante e molti altri che vanno sempre nella direzione dell'occupazione giovanile, il microcredito, altri percorsi di politiche attive del lavoro e altre ancora che nasceranno attraverso l'attenzione e attraverso la ferma determinazione di questa classe dirigente. Un lavoro complesso, molto importante, attento, rivolto ovviamente a quelli che sono i bisogni di prima occupazione di tanti giovani che hanno molta fiducia, l'idea dell'istituzione di una scuola, di alta formazione, tese e mirata alla realizzazione di una classe dirigente in grado. Di contribuire alla formazione e quindi alla realizzazione di una nuova classe dirigente, di una nuova burocrazia all'interno della pubblica amministrazione e nel campo della sanità. Partirà nei prossimi mesi questa scuola, d'accordo con la Luis, con la Bocconi, con gli Atenei Calabresi, proprio per cercare di trattenere, di far rientrare anche le energie migliori quei giovani che hanno acquisito professionalità e esperienza in grado di rappresentare in termini di svolti il pensiero e la politica e interpretarla autent autenticamente nell'azione successiva, che è quella della gestione che compete e riguarda il ruolo della burocrazia nella nostra regione. Da qui per cercare ovviamente di spaziare a temi importanti come quello legato ovviamente agli aspetti, diciamo così, del mondo degli accordi di programma quadro con lo sviluppo del porto di Gioia e Tavro, un'attenzione importante dove il governo ha quasi triplicato i finanziamenti rispetto a quelli iniziali. Un tema molto attento e molto importante è quello della battaglia alla microcriminalità e alla macrocriminalità. L'idea di combattere concretamente il crimine organizzato per noi rappresenta non soltanto un modello, uno stile di vita, ma anche un'azione concreta. Dobbiamo far uscire da quelle logiche di chi dobbiamo fuoriuscire da quelle logiche che tende sostanzialmente a creare sempre e a generalizzare nella lotta al crimine organizzato, pensando di portare acqua al proprio mulino, pensando di darci lezioni, chi vive fuori da questa terra e che magari prende i voti o che magari specula sulle spalle dei calabresi. Qui c'è una classe di gente che ha fatto scelte di vita, che ha fatto atti pubblici e ufficiali in cui si andava incontro. E con questi atti alla, diciamo così, a una battaglia vera e seria nei confronti del crimine organizzato. E con noi piace questa classe di gente, tanti sindaci, tanti amministratori che quotidianamente sono esposti a questo conflitto, a queste battaglie, a questa idea di portare avanti la Calabria della legalità, la Calabria dell'orgoglio, la, la Calabria della buona amministrazione. È una battaglia anche questa difficile da condurre, ma noi siamo qui e sostanzialmente anche all'interno. Dell'approvazione del bilancio del Consiglio regionale abbiamo dato prova tangibile di questa scelta. Il primo punto, il primo impegno, il primo diciamo, eh, eh, grande eh, sostegno che noi diamo è proprio su questo versante. Un finanziamento corposo, teso ovviamente a dare risposte in questa direzione. E poi, ai bisogni delle famiglie, anche qui agli ultimi, agli svantaggiati, ai più bisognosi, a una comunità che deve recuperare le sue distanze proprio per cercare di rafforzare la sua compattezza e la sua unità più è unita una comunità, più è forte, più è coesa, più è in grado di affrontare le grandi sfide che attendono questa nostra Calabria. Passando ovviamente per temi, anche questi molto importanti, molto delicati, che ci hanno visto impegnati, che ci vedranno impegnati ancora di più in futuro, come un esempio lampante, evidente, questa idea di modernizzare alcune realtà come il mondo dell'agricoltura, danno dei segnali forti. Come il mondo della cultura, su cui stiamo investendo moltissimo, non soltanto nelle giovani formazioni, ma anche nella valorizzazione dei beni culturali, sul tema del turismo, su cui contiamo di impegnare ingenti risorse proprio per creare una nuova cultura d'accoglienza e una capacità di questa regione di essere attraente e interessante e quindi diventare ancora di più un punto di riferimento. E al tema della centralità, della baricentricità sul Mediterraneo, che diventa un altro grande cavallo di battaglia di questa nostra stagione politica, l'idea di rendere sempre più. Forte questa regione in uno scenario così intenso e così grande che questo incontro di tre, di, di tre grandi continenti. Quindi rafforzare il, pre, la, il processo di avvicinamento dell'Europa verso sud, attraverso la nostra regione, attraverso questo grande ponte, verso il Mediterraneo. E ovviamente un impegno importante che ha guardato e continua a riguardare con grande attenzione il mondo, come dicevo prima, del precariato, quindi del lavoro il mondo diciamo così, delle, delle professioni, il mondo eh, delle imprese, anche quanti risorse e quanti impegni anche su questo versante abbiamo immaginato e abbiamo messo in campo proprio per dare un segnale di novità e di grande attenzione. Non è il pubblico che crea sviluppo, ricchezza e occupazione, ma il mondo imprenditoriale privato, a cui noi guardiamo sempre con grande attenzione perché è lì che si possono creare i presupposti per creare ricchezza, per creare occupazione, per dare risposte importanti ai bisogni di questa collettività. E noi su questo versante continueremo a lavorare. Abbiamo fatto scelte coerenti, scelte forti, scelte di rottura, continueremo a fare questo tipo di a seguire questo tipo di indirizzo. E ovviamente l'anno 2010 si chiude con delle scelte anche queste molto importanti, non soltanto l'approvazione del bilancio il 22 dicembre, data storica anche questo, la Calabria finalmente entra in un circuito virtuoso, in un circuito importante, ma quella della, della condivisione di un'unica sede romana, fatta insieme al Presidente del Consiglio regionale Talarico, l'idea di avere a corpare le due sedi e avere finalmente un'unica sede come delegazione romana, non più due sedi dopo decenni, decenni che eh, hanno visto impegnate le regioni su due fronti diversi in sede romana. Un'unica grande sede in cui concentrare tutti gli sforzi, le attenzioni, gli impegni, il ruolo determinante della nostra regione anche nel confronto con le altre regioni. E poi di queste ultime ore due notizie, due notizie molto importanti che ritengo siano da eh, valutare attentamente, che consegniamo alla, ovviamente all'attenzione all dei cittadini calabresi, di voi tutti, è quella di una cittadella regionale che finalmente vede la ditta. E appaltatrice e aggiudicataria di questo appalto vede finalmente la consegna del progetto esecutivo. Significa, così come richiesto dalla Giunta regionale. Significa, attraverso l'impegno dei nostri uffici, significa che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane daremo un impulso importante all'attività di quel sito perché per noi la cittadella della regione rappresenta un altro punto fermo della nostra missione e quindi anche questo è un, sintomo, è un sinonimo di buona amministrazione. E quella delle ultime ore, insieme a questa della cittadella regionale l'impegno del commissario per l'emergenza e realizzazione dei nuovi ospedali. Quindi abbiamo già realizzato la pre-pubblicazione attraverso la Gazzetta Ufficiale Europea e di quella del 31, proprio di oggi, la pubblicazione anche nella Gazzetta Ufficiale Italiana. Questo significa che abbiamo già avviato le procedure per la realizzazione di tre nuovi ospedali, quello della Sibaritide, quello della città di Vibo e quello appunto della Piana. Insieme a questo stiamo attraverso un rallentamento che si era verificato in passato cercando di accelerare anche quello della città di Catanzaro. Mi sembra che ci sia uno sforzo grande, uno sforzo enorme, una capacità e una voglia di dare risposte importanti. Siamo sulla strada giusta, siamo sulla strada corretta siamo sulla strada che può dare a questa terra finalmente una svolta determinante tutto questo sarà possibile se lo costruiremo insieme, se il 2011 rappresenterà una tappa saprà rappresentare una tappa importante di questo cammino, di questo percorso io credo che il più bel augurio che posso fare a tutti i calabresi è quello di costruire insieme un grande avvenire una grande, un grande futuro, una grande speranza, è il sogno di noi tutti è il sogno dei calabresi è il sogno non soltanto di noi calabresi che viviamo in Calabria ma è il sogno anche dei tanti calabresi che vivono fuori da questa terra. Ecco perché a voi tutti un buon 2011 per costruire insieme il domani di questa nostra regione.